Senti ragazzi, io quando stavamo preparando l'intervista con noi, come facciamo più o meno tutti, cerchiamo sempre dei punti in comune tra me e l'ospite che viene. E io ho fatto un po' di fatica perché mi sono reso conto che siete giovani. Io sento sempre dire di me che sono giovane. In realtà noi abbiamo quasi 15 anni di differenza più o meno l'uno dall'altro, ok? Voi ne avete 19-20? No. 18-19? 19... 17. Capito? Io ne ho 37, ragazzi. Questo è un insegnamento importante. Se avete 37 anni, siete vecchi, non siete giovani. Smettetela di dire, loro sono giovani, noi non lo siamo più. E quindi stavamo cercando dei punti di contatto e non eravamo sicuri. Quindi vorrei sottoporvi un po' di ritratti di figure epiche della mia generazione. E volevo vedere se abbiamo qualcosa in comune, se ne condividiamo qualcuno oppure no. Ok, okay, io vi faccio vedere una foto, vediamo se sapete chi è, che lavoro faceva e tutto quanto. Ok, allora, il primo è questo. Allora, vi do due indicazioni. Lui si chiama Alberto. Secondo voi Alberto è stato premio Nobel per la fisica nel 1984, vincitore di 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi, poeta, autore di molti testi di Franco Battiato. Ethan, cominciamo da te. Secondo te lui è premio Nobel, vincitore olimpico o poeta? Scavo un tempo. Ma io opto per premio Nobel per la fisica. Quasi! È Alberto Tomba, campione olimpico, vincitore di 3 medaglie d'oro. Negli anni in cui io andavo alle elementari, però effettivamente. Quindi ci sta, ci sta. Allora, il prossimo è questo.